È sabato mattina. Le strade di Parigi quasi deserte e i caffè vuoti sono un chiaro segno del fatto che è ancora molto presto, ma noi siamo già in piedi da un po' e stiamo esplorando i vicoletti del quarto arrondissement. E qui si trova il centro Georges Pompidou, un edificio simbolo dell'architettura del XX secolo, interamente dedicato all'arte moderna. L'edificio infatti ospita il Museo Nazionale di Arte Moderna, il più grande in Europa, un centro dedicato alla ricerca in materia di musica e acustica e una grande biblioteca pubblica. Nella piazzetta adiacente si trova la Fontana Stravinsky, opera degli scultori Jean Tinguely e Nikhil Sanfal, gli stessi autori delle opere che abbiamo visto all'esterno del Museo di Arte Moderna di Stoccolma nel nostro precedente viaggio. Le 16 sculture di questa fontana rappresentano le opere del compositore Igor Stravinsky, tra cui La vita, l'amore, la chiave di Sol e la morte. Ci spostiamo nel vicino quartiere Le Marais, che letteralmente vuol dire la palude, perché in origine qui si trovavano immense distese di terre paludose di proprietà delle grandi abbazie. Siccome non abbiamo ancora fatto colazione, le delizie di questa boulangerie sono una vera e propria tentazione. Io però propongo di prendere un croissant o un classico pain chocolat al pain quotidien, dove ho mangiato diverse volte in passato. Abbiamo preso due pain chocolat perché c'erano i croissant, ma erano vuoti, quindi non mi piacciono vuoti. E poi ho preso un caffè espresso, vediamo che sciacquetta è, non lo so. E dall'espressione del mostro sembrerebbe confermata la sua previsione. Oggi visiteremo la parte nord di Parigi, quindi andiamo a prendere il metrò alla fermata Hôtel de Ville e faremo il solito gioco divertente di scegliersi il percorso e le linee più adatte per arrivare a destinazione. Prendiamo il treno sulla linea 1 in direzione La Défense, scendiamo alla fermata Châtelet e andiamo a prendere la linea 4 in direzione Porte de Clignancourt. Scendiamo alla fermata Barbès-Rochechouart e cambiamo di nuovo prendendo la linea 2 verso Port-Dauphine. Scendiamo alla fermata Anvers. Siamo arrivati. Ci troviamo nel quartiere di Pigalle, dove con i suoi numerosi negozietti si può venire a fare acquisti se non si vuole spendere troppo. È pieno di negozi di souvenir qua. A poco prezzo. A poco prezzo, perché è più una zona periferica, penso, popolare, allora si trovano cose a buon prezzo. E così decidiamo di approfittarne anche noi. No, non mi piace. E anche se il basco francese non ha convinto il mostro, non usciamo a mani vuote. Abbiamo preso due t-shirt per Carmine, 10 euro, sono proprio belline. 50% di sconto. 50% di sconto. Qua si fanno gli affari. Ma qui a Pigalle non siamo venuti solo per le occasioni. Anzi, in realtà siamo venuti per tutt'altro, per vedere un altro dei simboli di Parigi, il Moulin Rouge. Questo famoso cabaret parigino è caratterizzato da un mulino rosso che si trova sul suo tetto e da cui prende il nome. Si può considerare come il locale notturno dove è nata la forma moderna del can-can. Oggi offre spettacoli musicali con coreografie e cena inclusa, sempre accompagnata da champagne e con menù che partono da 190 o da 220 euro. Lasciamo il Moulin Rouge, ma restiamo ancora nel 18° arrondissement, passando dal distretto di Pigalle a quello di Montmartre, che prende il suo nome dalla collina omonima alta 130 metri. Ed è proprio sulla cima della collina più alta della città che dovremo arrivare per avvicinarci alla Basilica del Sacro Cuore e poter ammirare la città dall'alto, per la gioia del mostro che sarà costretta anche oggi a fare un bel po' di scale. Ma anche da qui la vista è bellissima e si possono distinguere i monumenti più importanti della città, da Notre-Dame al Pantheon fino al centro Pompidou. Ma l'elemento predominante qui a Montmartre è il senso artistico, da quello dei mimi di strada a quello musicale di questo arpista. E per restare in tema di arte, le stradine alle spalle del Sacro Cuore sono invase da ritrattisti, dei quali alcuni vanno a caccia di turisti a cui cominciano a fare il ritratto senza troppo preavviso,
con la speranza di guadagnare qualcosa. E Place du Tertre, la piazzetta più famosa e caratteristica di Montmartre, è proprio il regno dei ritrattisti. Ad ogni passo ce n'è uno, disposto a dipingerti più o meno fedelmente o in forma caricaturale. Ma c'è anche chi si dedica ad altri generi oltre al ritratto, per poi vendere i propri lavori in strada o nei numerosi negozi d'arte. E sì, questa collina che si innalza al di sopra del resto della città è un vero tempio dell'arte, ed è proprio qui che per un certo periodo della sua vita ha vissuto un'altra famosa artista, non della pittura, ma del canto. Stiamo andando a cercare la strada dove viveva Dalida e dove poi purtroppo è morta. Trovare la strada risulta semplice e proprio di fronte ritroviamo il Moulin de la Galette, un mulino risalente al 1622 con la cui farina nel XIX secolo la famiglia Debré cominciò a produrre delle celebri galette, da cui il suo nome. E questa è Rue d'Auchamp, dove viveva Dalida, e che è anche nota per un particolare primato, è la strada di Parigi con i marciapiedi più stretti in assoluto. E proprio nell'edificio dove si trova questa bizzarra opera d'arte, al numero 11 bis c'era l'entrata all'appartamento dove Dalida si era trasferita nel 1962. Ed è proprio qui che Dalida è vissuta negli ultimi anni della sua vita ed è purtroppo si è suicidata nel 1987, lasciando un bigliettino. Ma oggi non siamo gli unici qui, perché ci sono anche dei fan della cantante particolarmente entusiasti. It's just very sad that she died here. Yes, but I don't speak English. Beh, a questo punto è necessaria qualche domanda. Oui, juste une question pour savoir pourquoi vous aimez autant Dalida et vous êtes de Paris ou si, on est de Paris. OK. Mais c'est la première fois que vous venez c'est ici. C'est la première fois que je viens. En fait, j'ai découvert qu'elle habitait ici avec le film qui est sorti cette année. Ok, oui, je l'ai vu. Très triste, voilà. Mais bon. Mais ouais, non, mais moi j'adore son œuvre. Bah, depuis petite, en fait, quand j'ai découvert avec ses innombrables chansons, etc. Oui, sa musique m'a bercée depuis. C'est une icône. Oui, elle vrai. Est vraiment éclectique. Vrai. Il y a des chansons en français, en italien. Oui, en italien, oui. Puis elle a su changer au fur et à mesure des époques avec sa période disco. Oui. Elle a su vraiment s'adapter à son public. C'est vraiment une icône. Oui. Elle a pas une vie heureuse. Non, elle a eu énormément de drames dans sa vie. Oui. Je sais. Depuis le début de sa vie, quand elle ne voyait pas, elle avait des problèmes de fertilité. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salutati i nostri amici, facciamo solo pochi metri e alla fine di Rue d'Auchamp troviamo questo muro solitario, che è ciò che rimane di un incendio che nel 1970 distrusse il Bateau Lavoir, un edificio dove vivevano, si riunivano e lavoravano molti artisti, tra cui anche Picasso e Modigliani. Quello che vediamo oggi è l'edificio ricostruito nel 1978. La casa di Dalida, il Bateau Lavoir, e non è finita qui. Sono ancora tanti segreti da scoprire qui a Montmartre. E così, seguendo una serie di stradine con dei bei murales colorati, giungiamo alla Rue des Trois Frères, che ha un significato particolare per coloro che amano il cinema, e soprattutto un film in particolare. E qui sono state girate alcune scene del film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, il meraviglioso mondo di Amélie in italiano. E qui c'era il fruttivendolo dove Amélie veniva a comprare la frutta, il fruttivendolo antipaticissimo a cui lei poi fa vari dispetti entrando in casa sua, mettendogli il sale nel liquore, mettendo la crema per i piedi al posto del dentifricio, era qui. Oggi il negozietto Au Marché de la Butte, al mercato della collina, vende ancora frutta, e neanche troppo economica, ma vende anche altri articoli, come fiori, bottiglie di vino, snack, spezie e soprattutto souvenir legati al film che l'ha reso famoso. E per la prossima tappa non dobbiamo allontanarci molto. E questa è l'entrata dell'edificio dove viveva Amélie, al numero 56 di Rue des Trois Frères, e che si trova proprio all'angolo rispetto al fruttivendolo dove Amélie veniva a comprare la frutta.
Lasciamo l'appartamento di Amélie e per andare a vedere il set successivo sul quale è stato girato il film, dobbiamo scendere verso Rue des Abbesses e continuare a scendere ancora un po' fino al numero 15 di Rue Le Pic. E questo invece era il caffè dove lavorava Amélie, il caffè dei Deux Moulins, il caffè dei Due Mulini. Anche questo caffè sfrutta il nome del film per farsi pubblicità e attirare i clienti appassionati di questo cult del cinema francese, proponendo perfino un menù battezzato Goûter d'Amélie, un assaggio d'Amélie, che prevede una crème brûlée con caffè, cioccolato caldo o tè. E anche all'interno non mancano i riferimenti al film, come l'enorme locandina, sistemata su un lato del locale e nella quale figura l'attrice Audrey Tautou, che interpretava proprio il ruolo di Amélie. Approfittiamo del fatto di essere qui per usare le toilette, che è anche una scusa per andare a sbirciare uno dei posti del caffè dove sono state girate un paio di scene, e scopriamo che vi è stata allestita una bacheca con vari oggetti usati nel film, compreso il nano da giardino del padre di Amélie e le polaroid in cui compare. E per chi non avesse visto il film, beh, è il caso di vederlo per capire di che si tratta. È ormai ora di pranzo, e siccome non siamo lontani dal Moulin Rouge, ci accomodiamo nei suoi pressi per consumare i sandwich che abbiamo acquistato da un simpatico rivenditore. Dopodiché ci ritorniamo per farci preparare una deliziosa crepe con Nutella e banana, che sarà il nostro dessert. Stiamo facendo una grande porcata. Facciamo la crepe con la Nutella e le banane. Lasciamo Montmartre e lo facciamo prendendo il metrò, non a caso, da una fermata che pure è stata set del meraviglioso mondo di Amélie, la stazione di Abbesses, dove Amélie incontra Ninon, il ragazzo del quale resterà ossessionata per il resto del film. Questa stazione della linea 12 è la più profonda di Parigi, trovandosi infatti a 36 metri al di sotto del livello stradale. Certo, si può arrivare ai binari prendendo un comodo ascensore, ma è più interessante seguire queste infinite scale a chiocciola che sono decorate da bellissime gigantografie di Parigi lungo le sue pareti. Siamo nel 19° arrondissement, in una stradina che per me è ricca di ricordi, e tra i tanti edifici ce n'è uno in particolare che ha un significato speciale per me. E questo era il primo appartamento del mio amico Piero, che è venuto a vivere qui a Parigi nel 2004, quindi io poi da quell'anno in poi sono venuto a Parigi spessissimo, 2-3 volte l'anno per tanti anni, e di solito mi ospitava qui, a Rue Riquet, e questo era il suo primo appartamento. E proprio qui accanto c'è il Bassin de la Villette, il più grande bacino d'acqua artificiale di Parigi, che fa parte della rete di canali realizzata da Napoleone per fornire acqua potabile ai cittadini e facilitare il trasporto fluviale. Questo è anche un punto di incontro e di svago per gli abitanti del 19° arrondissement, che vengono a passeggiare lungo il canale, a giocare alla pétanque, una variante del gioco delle bocce, o a prendere un caffè proprio a ridosso dell'acqua. Noi però siamo venuti fin qui perché vogliamo raggiungere un'altra delle bellezze di Parigi, il Parc des Buttes-Chaumont, e dopo circa mezz'ora di strada eccoci finalmente ai cancelli che consentono l'accesso a uno dei parchi più belli della città. Ne approfittiamo per ricaricarci un po' e poi andiamo alla scoperta di questo parco che risale al 1867 e che oggi è preso d'assalto da chi viene a praticare jogging, a respirare un po' d'aria pura e anche da qualche novello sposo. Il parco è famoso per il Tempio della Sibilla, ispirato dal Tempio di Vesta a Tivoli, vicino Roma. E poiché questo è dal XIX secolo un luogo dove si pratica l'esoterismo, si crede che il Tempio della Sibilla si trovi proprio al centro di un pentagono mistico. Per raggiungerlo ci sono un paio di opzioni, e una di queste è la cosiddetta passerella sospesa, che si trova per l'appunto sospesa ad un'altezza di 8 metri al di sopra del parco. Noi ovviamente preferiamo questa opzione, nonostante le tavole di legno su cui camminiamo si muovano vigorosamente su e giù ad ogni passo. E così, seguendo questa strada, giungiamo alla cima. Abbiamo fatto una bella salita! Siamo passati sul ponte sospeso, adesso siamo arrivati qua, adesso ci riposiamo un attimo e poi riprendiamo il cammino. Giunti fin qui, diamo un'occhiata al Tempio della Sibilla più da vicino e ci godiamo la stupenda vista di Parigi da questa rocca elevata.
ritorniamo ai piedi della collina e ci mettiamo alla ricerca di quella che sulla mappa è indicata come la Grotta delle Stalattiti. La ricerca non si rivela essere delle più semplici, ma dopo tante ripide salite e qualche confortante discesa, il corso di un ruscelletto ci guida proprio verso una piccola rientranza nella roccia dove si nasconde la famosa grotta. L'intero parco sorse su cavi di gesso e pietre che servivano per la costruzione dei palazzi della città. E questa grotta fa parte proprio di una delle antiche cave che si trovavano qui, con stalattiti e stalagmiti non vere, ma ricostruite in cemento per dare l'illusione che la grotta sia naturale. Sembrerebbe che qui ci fosse anche una cascata artificiale, ma oggi non ne vediamo alcuna traccia. In compenso, la grotta è piena di giovani spericolati e anche un po' incoscienti che hanno deciso di scalare a mani nude le pareti della grotta, spingendosi anche a parecchi metri d'altezza e senza protezione da eventuali cadute. Il mostro non riesce a reggere la visione di questa scena e si allontana dalla grotta. E dopo un po' la seguo anche io, per proseguire il tour di questo parco così particolare. Passando al di sotto del Ponte di Mattoni, conosciuto anche come Ponte dei Suicidi e che si trova ben 22 metri sopra le nostre teste, cominciamo a dirigerci lentamente verso l'uscita. Lungo il percorso rivediamo la passerella sospesa, che tra l'altro era stata concepita proprio da Gustave Eiffel, il creatore dell'omonima torre. E vediamo anche un pappagallo da compagnia che se ne va a spasso col suo padrone. Lasciamo il 19° arrondissement per tornare al centro, e più precisamente a Place du Châtelet, dove spicca la Fontaine du Palmier, con le sue inequivocabili sfingi, che commemorano la vittoria di Napoleone in Egitto. Ma perché siamo qui? Beh, perché stiamo aspettando il mio amico Rahim, che non tarda ad arrivare. Bonsoir. Salut, ça va? E con Rahim decidiamo di andare a bere qualcosa comodamente seduti al tavolo di un caffè. Je suis ici avec Rahim. Rahim. Et on se connaît depuis combien? 7 ans. 7 ans. Vous êtes un peu venu d'arriver ici à Paris. Oui, je viens d'arriver à Paris. Quel an c'était? C'était en 2010. 2010. Alors, c'était ta dernière fois à Paris. Alors on se connaît depuis 7 ans. Et bon, tu es venu une fois à Rome et on s'est vu à Rome. On s'est vu à Rome, oui. Et maintenant on se revoit à Paris à nouveau. On se voit pas souvent, mais bon. Oui, mais on se parle. Et oui, on se parle sur WhatsApp. Bienvenue. Merci. Première année, un peu de soleil, c'est bien. Oui, le soleil, aujourd'hui il y a du soleil, mais hier il pleuvait. Oui. Ouais. Assez. Et demain il va pleuvoir aussi. On ne sait pas. Oui, on a vu la météo. Mais bon, ben. Ça peut changer. Et dis-moi quelque chose, comment ça se passe à Paris maintenant? À Paris, moi ça va très bien. Oui. Personnellement, Oui, ça va, le travail. Comme on dit souvent à Paris, boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Et surtout si tu habites maintenant à Orly et tu dois travailler à Charles de Gaulle. Oui. Boulot, métro, dodo. Oui. C'est vraiment ça. Donc, des fois. Ça va. Rien n'a changé depuis. Okay. À part que ça va mieux. Okay. On va boire quelque chose et maintenant on se relaxe un peu et après on va manger quelque chose. Mais Saint-Raïm, il doit s'en aller. Il doit faire un régime. Oui, oui. Non, tu ne fais pas un régime, mais tu m'as dit que tu dois sortir avec tes amis. Oui, parce que c'était pas prévu. Ah, c'était pas prévu alors. Tu m'as dit. Ok. Au revoir. Alla prossima. Salutato Rahim, è appunto ora di preoccuparci della cena e decidiamo di provare un diverso tipo di crepe, non più con grano saraceno, ma di quelle che si possono comprare per strada nelle creperie che si trovano ad ogni angolo della capitale francese. Quindi a Monaco mangiavamo Wurstel,
e qui mangiamo crepe. Abbiamo preso crepe con uova e formaggio. Buona almeno? Buona. E così decidiamo di avvicinarci di nuovo alla Senna, dove le persone stanno tranquillamente passeggiando o prendendo da bere in uno dei caffè lungo la sua banchina. E noi terminiamo qui la nostra cena di fronte a questa stupenda immagine, mentre un bateau mouche procede lentamente verso il tramonto.